Benvenuti a Ritratti, Vite di Scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza attraverso la vita dei suoi protagonisti. Innanzitutto mi scuso per il ritardo nell'uscita di questo quarto episodio. Le motivazioni sono tante, per lo più legate ai ritardi di produzione di altri video appartenenti ad altre serie presenti sul mio canale YouTube. Questi ritardi hanno poi inciso proprio nei tempi di produzione di questa puntata. Sperando che possiate perdonarmi per la lunga attesa, vengo subito a dirvi chi sarà il protagonista di questo quarto episodio. Uno scienziato che ha contribuito al pari di Galileo Galilei, Isaac Newton, Niccolò Copernico a rivoluzionare la nostra visione del mondo e soprattutto il nostro posto su questo pianeta. Sto parlando di Charles Darwin e della teoria dell'evoluzione. Darwin nacque il 12 febbraio del 1809. Possiamo considerarlo più un nipote d'arte che non un figlio d'arte, visto che il nonno di Charles, Erasmus, era a sua volta un naturalista. E non un naturalista qualsiasi, visto che alcune delle idee di Erasmus possiamo considerarle come alla base proprio delle prime teorie evoluzioniste che si stavano sviluppando proprio in quegli anni. Tra l'altro, l'interesse verso gli studi naturalistici iniziò proprio da bambino, visto che una delle sue letture di infanzia fu The Natural History and Antiquities of Selborne, testo scritto dal naturalista Gilbert White. C'è una cosa che in qualche modo accomuna Darwin con Galileo Galilei. Il padre di Darwin, Robert, voleva per lui una carriera da medico e lo iscrisse all'Università di Edimburgo in Scozia proprio presso la facoltà di medicina e chirurgia. Il problema è che Darwin, essendo più interessato agli studi naturali, non era particolarmente portato né alla medicina né tantomeno alla chirurgia, verso la quale in particolare provava un sincero disgusto, soprattutto per le operazioni di dissezione. C'è da dire però che proprio in quegli anni, tra il 1825 e il 1827, Darwin si avvicinò allo zoologo Robert Edmund Grant, che in qualche modo, proprio come Darwin, aveva letto le opere di Erasmus e quindi in qualche modo esercitò una influenza piuttosto importante sulla formazione del giovane Darwin. Visto che comunque, dopo due anni di studi medici, Darwin non aveva tirato fuori niente, il padre Robert decise di spostarlo dagli studi di medicina per mandarlo nel 1828 al Christ College di Cambridge, provando a indirizzarlo verso una carriera ecclesiastica, solo che questa era ancora più lontana dalle idee di Charles rispetto a quella medica. E lo stesso Charles, infatti, aveva l'impressione di stare lì a sprecare tempo, imbrancato in una folla di perdigiorno che comprendeva giovani corrotti e di dubbia moralità. Forse senza questa imposizione da parte del padre, Darwin non avrebbe cercato di perseguire i suoi studi naturalistici con la forza con cui alla fine fece. Tra l'altro, tra i suoi punti di riferimento c'è anche l'astronomo John Herschel, che in realtà, ed è cosa che ben pochi sanno, non era solo un astronomo, ma era anche un naturalista. Non possiamo comunque dimenticare in questo breve elenco anche l'esploratore Alexander von Humboldt, e in un certo senso fu probabilmente proprio quest'ultimo a ispirare una delle prime escursioni di Darwin nella sua lunga carriera, fatta nel 1831 nel Galles del Nord insieme con il geologo Adam Sedgwick. E tornando proprio da quella spedizione che arriva a Darwin l'occasione di una vita. Il 25 agosto del 1831, l'entomologo John Stevens Henslow scrisse una lunga lettera a Darwin in cui gli proponeva di prendere il posto di Leonard Jennings a bordo della nave Beagle
agli ordini del comandante Robert Fitzroy. Fu complicato per Charles riuscire a convincere il padre, ma alla fine, diciamo così, ci fu una specie di out, qualcosa del tipo portami dei risultati e io ti permetterò di proseguire nella tua carriera da naturalista. Se invece questo viaggio non porterà a niente, allora dovrai impegnarti negli studi ecclesiastici. E non so con quanta soddisfazione da parte di Robert Darwin, Charles diede in questo viaggio il meglio di sé. La Beagle, che come abbiamo detto era comandata da Robert Fitzroy, parte alla fine del 1831 per un viaggio che alla fine durò all'incirca 5 anni e nel corso di questo viaggio toccò coste nel Sud America e sulla via del ritorno passò anche dall'Australia. Le osservazioni che Darwin compì durante il suo viaggio lo portarono alla conclusione che esisteva in natura un meccanismo che metteva le specie in competizione le une con le altre, costringendole ad adattarsi nel corso delle generazioni per poter perpetuare la specie. Queste idee però urtavano con le convinzioni religiose dell'epoca. D'altra parte, lo stesso Fitzroy era uno strenuo difensore di queste convinzioni e probabilmente la sua amicizia con Darwin giocò un ruolo fondamentale nello spingere il naturalista a tenere ancora per sé per diversi anni le sue idee. Sta di fatto che comunque nel corso di questo viaggio Darwin fece tutta una serie di osservazioni naturalistiche che gli permisero alla fine di diventare un naturalista di tutto rispetto all'interno del panorama scientifico. Questo in qualche modo gli permise di dedicarsi alla costruzione delle prove a supporto della sua teoria. Secondo Darwin, infatti, queste prove dovevano essere solide e le semplici osservazioni fossili, ma non solo, raccolte nel corso di appena 5 anni, e 5 anni della spedizione del Beagle, non gli sembravano sufficienti. Così, una volta sposato con la cugina Emma Wedgwood, si ritirò in campagna dove proseguì i suoi esperimenti, che probabilmente sarebbero proseguiti ancora a lungo se non fosse stato per tre eminenti scienziati dell'epoca. Il primo è Alfred Russel Wallace, che viene spesso considerato come il principale concorrente di Darwin nella paternità della teoria dell'evoluzione. In realtà Wallace sapeva perfettamente degli studi che Darwin stava compiendo nel corso dei decenni e probabilmente anche per spingerlo a pubblicare i suoi risultati gli mandò in anteprima un articolo che aveva scritto proprio sull'argomento. Ad ogni buon conto va ricordato che comunque Wallace, per quanto abbia in parte contribuito alla teoria dell'evoluzione, faceva comunque parte di quelle persone che non pensavano che l'evoluzione potesse applicarsi anche al genere umano. In questo caso, infatti, la sua idea era che per gli esseri umani andava applicato una specie di disegno intelligente. Altri due scienziati che hanno spinto Darwin a pubblicare L'origine della specie: Charles Lyell, il cui lavoro comunque influenzò Darwin, e Thomas Huxley, che insieme, in quanto amici dello stesso Charles, andarono direttamente da Darwin per convincerlo a pubblicare il suo lavoro. L'origine della specie finalmente venne pubblicata il 22 novembre del 1859. Venne tirata in 1200 copie e andarono tutte letteralmente a ruba in pochi giorni. Il successo strepitoso, probabilmente dovuto alla semplicità e alla chiarezza con cui Darwin espose le sue idee e i suoi risultati, e la larga diffusione ebbero però un contraccolpo non da poco: le polemiche con il mondo
religioso, la sfida più importante che segnò la vittoria più netta della teoria nei confronti degli scettici, anche se non quella definitiva, come purtroppo ben sappiamo ancora oggi, si tenne a Oxford il 30 giugno del 1860. Gli sfidanti erano il vescovo di Oxford, Samuel Wilberforce, e Thomas Huxley. La vittoria di quest'ultimo, che si guadagnò il soprannome di Mastino Darwin, fu netta e convincente, anche se non zittì completamente gli scettici, resi forti dalle vignette satiriche che comparivano sui quotidiani, che ritraevano il barbuto Darwin con il corpo di una scimmia. Anche l'Italia partecipò a questa discussione sull'evoluzione di Darwin e fu in pratica anche uno dei primi paesi a supportare le idee evoluzioniste, cosa strana considerando che al nostro interno si trova lo Stato Pontificio. Tra l'altro, proprio uno dei lavori di uno scienziato italiano, Federico Del Pino, il saggio sulla darwiniana teoria della pangenesi, venne fatto tradurre in Inghilterra proprio a spese del naturalista inglese che interpretò alcune delle critiche presenti nel saggio in maniera ovviamente costruttiva, come giusto che sia all'interno della discussione scientifica. Arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale o comunque seguire il podcast con tutti i sistemi che vi vengono più comodi, inclusa l'iscrizione al feed RSS. E mi raccomando, continuate a seguire Ritratti, Vite di Scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza attraverso la vita dei suoi protagonisti. Saluti a tutti!